ringrazio anche gli organizzatori e mi danno opportunità di parlare qui di cosmologia. E nella conferenza stamattina ho parlato soprattutto dello stato attuale della cosmologia. In questa conferenza mi concentrerò sull'aspetto delle tecnologie e metodologie sperimentali che sono utilizzate in cosmologia. Perché io sono convinto che ogni volta che c'è un progresso nella scienza, nella nostra conoscenza dell'universo, questo progresso non è separato dallo sviluppo tecnologico, dallo sviluppo sperimentale. Le due cose vanno insieme. E in particolare il miglioramento della scienza permette sempre di genera sempre poi delle applicazioni pratiche anche in campi diversissimi da quelli in cui si è avuto il miglioramento della conoscenza e anche molto tempo dopo di solito. E vorrei dedicare un po' di tempo a fare un esempio che esemplifica molto bene questo fatto, il fatto che l'avanzamento della conoscenza accademica avulsa dalla realtà concreta di tutti i giorni. Cosmologia e astrofisica sono due cose che sono lontane dalla vita di tutti i giorni, si occupano degli astri, dell'universo intero. Eppure, siccome sono delle scienze a tutti gli effetti e progrediscono con misure quantitative, per progredire bisogna sviluppare degli strumenti, dei metodi sempre nuovi, che poi hanno applicazioni pratiche. Volevo farvi vedere questo, partendo un po' alla lontana, partendo da cosa succedeva alla fine dell'Ottocento, quando nella scienza si dibatteva a proposito della velocità della luce, perché la teoria dell'elettromagnetismo, che era stata sviluppata da Maxwell, mostrava che l'energia elettromagnetica poteva propagarsi nel vuoto grazie a onde elettromagnetiche. Oggi sappiamo che la luce, i raggi infrarossi, i raggi X, i raggi gamma, le radionde, le microonde, sono tutte manifestazioni di queste onde elettromagnetiche che trasportano da un punto all'altro energia senza bisogno di niente che regge il trasporto, nessun vettore concreto. E il trasporto è molto veloce. L'energia si propaga con una velocità di 300.000 km al secondo, 1 miliardo di chilometri all'ora. Quindi enormemente veloce. E a questo punto il dibattito era sì, ma dalle equazioni viene fuori che la velocità della luce è questa. Ma rispetto a che cosa? Perché erano già passati più di 3 secoli da quando era stato stabilito che la velocità di un oggetto rispetto a un osservatore è diversa se l'osservatore si sta muovendo oppure se sta fermo. A seconda della velocità relativa, l'osservatore vede una velocità diversa dell'oggetto. Galileo e Newton avevano stabilito questo principio, che viene chiamato di relatività galileiana, in cui, possiamo rendercene conto facilmente, se noi vediamo sfrecciare un'automobile sportiva a 130 km all'ora e noi siamo fermi lì, e la vediamo passare davanti a noi in un attimo. Se invece noi, figura sotto, ci troviamo su un'altra macchina sportiva che viaggia a 129 km all'ora, il sorpasso della prima richiede un mucchio di tempo. È vero, ci passa davanti, ma guardando fuori al finestrino vediamo un'altra automobile che piano piano ci passa accanto. Quindi la sensazione nei due casi è completamente diversa. In un caso abbiamo una velocità relativa ai 130 km all'ora, nell'altro abbiamo una velocità relativa di 1 km all'ora. Adesso ci si chiede cosa succede se invece di veder passare una macchina sportiva vediamo passare un fotone, cioè un'onda elettromagnetica che
secondo Maxwell, dovrebbe viaggiare sempre a 300.000 km al secondo. Ora è vero che 300.000 km al secondo sono molti di più dei 130 km all'ora di cui parlavamo, sono un miliardo di chilometri all'ora, quindi, ma concettualmente ci verrebbe da pensare che in un caso noi siamo fermi e la luce ci sfreccia accanto a 300.000 km al secondo, nell'altro ci sfreccia accanto a un miliardo di chilometri all'ora meno 129 km all'ora, come prima. E invece no. Secondo Maxwell, in tutti e due i casi, noi vediamo sfrecciare accanto a noi luce alla stessa velocità. E questo è difficile da intuire, anzi è controintuitivo, perché noi siamo abituati ai movimenti relativi, perché siamo abituati a vivere in un mondo dove le velocità sono piccole rispetto alla velocità della luce. Allora, chi ha ragione? Ha ragione Maxwell o hanno ragione Galileo e Newton? I fisici, quando si trovano davanti a questo tipo di problemi, fanno un esperimento, cioè inventano un esperimento capace di dirimere la questione, che darà un risultato, se ha ragione Newton e Galileo, darà un risultato completamente diverso, se ha ragione Maxwell. Ora, il problema qui è inventarsi un esperimento in cui le velocità da confrontare non siano così piccole rispetto alla velocità della luce, perché sennò è difficile vedere la differenza. Allora, noi viviamo sulla Terra e sappiamo che la Terra orbita intorno al Sole a una velocità di 30 km al secondo. Il raggio dell'orbita terrestre è 149 milioni di chilometri, impiega un anno a fare un giro. Se si fa il calcolo, noi ci stiamo muovendo a 30 km al secondo, non all'ora, al secondo. È una velocità alta. Certo, è ancora piccola rispetto ai 300.000 km al secondo della luce, però insomma è la velocità più alta che abbiamo a disposizione facilmente. Quindi questa è la Terra che orbita intorno al Sole con una velocità W di 300.000 km al secondo, sì, scusate, di 30 km al secondo, e possiamo pensare di osservare luce che si propaga in due direzioni. Una direzione che è allineata alla nostra velocità di orbita intorno al Sole e l'altra che è ortogonale. Cioè considerare la velocità lungo l'asse X oppure la velocità lungo l'asse Y della luce. Se ha ragione Maxwell, le due velocità devono essere uguali. Se ha ragione Newton, ai 300.000 km al secondo lungo l'asse X bisogna togliere 30 km al secondo, mentre ai 300.000 km al secondo lungo l'asse Y non bisogna togliere nulla perché noi non ci stiamo muovendo lungo l'asse Y. Quindi c'è un modo per confrontare due velocità che sono una 300.000 e l'altra 300.000 meno 30, sono molto vicine. C'è un modo per fare un po' di differenza tra queste velocità. Il modo lo inventarono Michelson e Morley nel 1880 e spiccioli, costruendo uno strumento che confrontava due velocità della luce in due direzioni diverse. Si chiama interferometro di Michelson. Ed era fatto, come vedete, nel disegno là sopra. Era una bella tavola, pesante, piatta, appoggiata su un supporto con un bagno di mercurio, in modo da poterla ruotare facilmente, una specie di cuscinetto. E sulla tavola c'era una sorgente di luce, che produceva luce, che vedete qua, produceva luce, la luce arrivava a uno specchio semi-argentato, in modo che per metà veniva riflessa e per metà passava. Quindi metà della luce veniva riflessa nella direzione X, e Michelson e Morley orientavano lo strumento in modo che quella fosse la direzione della velocità della Terra nell'orbita intorno al Sole. Metà va verso X, arriva a uno specchio, torna indietro,
attraversa di nuovo lo specchio semiaggentato e arriva a un telescopio dove vediamo della luce. L'altra metà della luce invece è passata attraverso lo specchio semitrasparente, è andata a un altro specchio lungo l'asse Y, torna indietro, si riflette e va anche lei al telescopio. Quindi, che cosa ho fatto? Ho diviso il mio fascio di luce in due metà. Metà l'ho fatta propagare lungo X, metà lungo Y, poi le ho ricombinate insieme e vedo che succede. Se le distanze dei due specchi sono uguali, le distanze da questo, cioè se i tratti percorsi dalla luce qui e qui, lungo X e lungo Y, sono uguali, allora cosa succede? Se ha ragione Maxwell, non succede proprio niente, nel senso che le due onde percorrono la stessa distanza, alla stessa velocità, perché per Maxwell il fatto che la Terra si muova non conta, la velocità è sempre C, ok? E quindi si ricombinano sul telescopio e è come se la luce della sorgente fosse andata direttamente al telescopio. Non vedrò nessun effetto strano, vedrò semplicemente la luce della sorgente nel telescopio. Se invece hanno ragione Newton e Galileo, lungo questo tragitto la velocità della luce sarà un po' meno della velocità che ha nell'altro tragitto. E quindi la luce che arriva lungo X sarà un po' in ritardo rispetto a quella che è passata attraverso Y. E quindi nello specchio vedo dell'interferenza, perché ecco qui vedete l'oscillazione dell'onda che è arrivata passando dal percorso Y e dopo un pochino di tempo arriva l'onda che è passata dal percorso X. Quando le sommo ci sono delle zone in cui quella lungo X è negativa, quella lungo Y è positiva e c'è interferenza distruttiva. In pratica vedo delle frange di interferenza, si chiamano, una figura, chiari e scuri, che mi dicono i due raggi di luce hanno fatto, sono uno in ritardo rispetto all'altro. Se invece ha ragione Maxwell, i due raggi di luce non hanno nessun ritardo, perché si sono propagati su percorsi uguali alla stessa velocità, e quindi li vedo arrivare insieme e vedo tutto luminoso. Okay? Quindi questo è dirimente, perché io guardo nel telescopio, se ha ragione Newton vedo una cosa, se ha ragione Maxwell ne vedo un'altra. Ora un problema pratico è che è difficilissimo fare le due distanze proprio uguali, che qui dobbiamo confrontarci con la lunghezza d'onda della luce, che è di milionesimi di metro, una frazione di milionesimo di metro, quindi dovrei essere capace di fare le due distanze uguali entro una frazione di milionesimo di metro, e non ci si riesce in realtà. Però si può fare un'altra cosa. Si può ruotare l'interferometro di 90 gradi in modo che gli assi X e Y si scambino. Quindi io accetto il fatto che i due percorsi X e Y saranno un po' diversi. Quando ruoto l'interferometro e scambio X con Y, la differenza di lunghezza resta. Okay? Quindi dovrò vedere, se ha ragione Maxwell, vedrò che lungo X e lungo Y la velocità è uguale, però i percorsi sono diversi, di nuovo ho un ritardo di X rispetto a Y, di nuovo devo vedere delle frange di interferenza. Se ruoto il mio interferometro, non dovrà cambiare assolutamente nulla, perché indipendentemente dal fatto che si sommi la velocità della Terra o si sottragga, o è indipendente da tutto questo. La velocità della luce deve essere sempre la stessa nei due bracci e quindi io continuerò a vedere la stessa figura di interferenza di prima. Se invece ha ragione Newton e Galileo, allora quando io scambio X con Y, si scambia il braccio in cui la luce va più veloce e quello in cui va più lenta, e quindi la mia figura di interferenza dovrà cambiare. Quindi non posso pretendere di fare i due bracci uguali, ma comunque vedo un effetto diverso della misura a seconda che abbiano ragione Newton e Galileo oppure Maxwell. La misura è stata fatta e non si è vista nessuna differenza.
cioè la figura interferenza è dovuta solo al fatto che le due distanze sono diverse, ma la velocità di propagazione dei due bracci non cambia se io giro l'interferometro, quindi la velocità della Terra non si somma mai. La velocità della luce è davvero sempre la stessa. Allora, questo è un esperimento dirimente e i fisici cominciarono a pensarci parecchio a questo, perché è controintuitivo, è impossibile che la velocità sia sempre la stessa se poi ci somma anche la velocità del laboratorio che si sta muovendo. Come succede? In effetti bisogna pensare in modo un po' diverso. Cioè, finora siamo stati abituati a pensare a un mondo in cui le velocità si sommano, il tempo e lo spazio restano uguali sempre. Il fatto che io mi muova mi fa sommare la mia velocità alla velocità di un altro, ad esempio, che sto osservando, ma la lunghezza che mi separa dall'altro è sempre quella. Un metro che ho io in mano è uguale a un metro che c'ha l'altro in mano, indipendentemente dal fatto che io mi muova rispetto all'altro. E un orologio che ho io in tasca ticchetta esattamente sincrono con l'orologio che ha in tasca il mio amico rispetto a cui mi muovo. Questo è il modo in cui ragioniamo. Abbiamo delle unità di misura, il metro è sempre un metro, indipendentemente dal fatto che stia fermo qui o che si stia muovendo. Il secondo dell'orologio è sempre un secondo, indipendentemente dal fatto che l'orologio stia fermo o si muova. Questo è il mondo a cui ci hanno abituato, e è il mondo dell'esperienza comune, e è il mondo descritto dalla meccanica di Newton e di Galileo. Questo mondo non funziona, nel senso che abbiamo dimostrato nell'esperimento di Masherson e Morley che le velocità non si sommano con la velocità della luce. E allora deve succedere anche qualcos'altro, e Albert Einstein ha avuto il merito di dimostrare che l'altra cosa che succede è che il metro non è assoluto, cioè le lunghezze dipendono dallo stato di movimento, e che il tempo non è assoluto, cioè i tempi, gli intervalli temporali dipendono dallo stato di movimento. Quindi è tutto un altro modo di pensare che fa in modo che poi si spieghino i fenomeni osservati. Ai primi, circa 110 anni fa, Albert Einstein usa il fatto che la velocità della luce sia costante in tutti i sistemi di riferimento, indipendentemente dal fatto che io mi muovo o no rispetto ai fotoni, e la prende come fondamento della sua teoria della relatività. Ad esempio, si può vedere, prendendo proprio come ipotesi che la velocità della luce sia sempre la stessa, che il tempo non è misurato nello stesso modo da tutti gli osservatori in moto uno rispetto all'altro. Pensiamo all'orologio più semplice che possiamo fare. L'orologio a fotone è un orologio in cui ci sono due specchi e un raggio di luce che rimbalza tra i due specchi. Quindi un fotone che si muove qua, arriva allo specchio, si rimbalza, arriva all'altro specchio, rimbalza e così via. Se siamo così bravi da mettere una distanza tra i due specchi di 15 centimetri, il tempo che mette il fotone a partire da questo, arrivare qua, rimbalzare e tornare indietro è un nanosecondo, un miliardesimo di secondo. Quindi abbiamo un orologio che fa un tic sullo specchio ogni miliardesimo di secondo. Tic, 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 è un orologio. È un orologio concettuale, non abbiamo un orologio vero fatto così, ma abbiamo degli orologi che ci assomigliano. Allora, se noi contiamo il numero di ticchetti del fotone tra un evento e l'altro, misuriamo quanto tempo è passato in unità di nanosecondi. Se sono passati 35.700 ticchetti, vuol dire che sono passati 30.700 nanosecondi, 37 microsecondi. Allora, fin qui nessun problema, perché l'orologio è fermo. Ma se l'orologio si muove, che succede? Cioè, supponiamo che noi siamo fermi e i due specchi si muovano rispetto a noi a questa velocità, a una velocità v, ok?
e vogliamo sapere quanto ci mette il fotone andare da uno specchio all'altro e tornare. Finché l'orologio era fermo sappiamo che ci metteva un nanosecondo. Adesso l'orologio si muove, quanto tempo ci mette? Perché se l'orologio si muove, il percorso del fotone è diverso da questo che abbiamo visto. L'orologio fa questo lavoro e il fotone fa questo lavoro. Ma siccome abbiamo detto che comunque la velocità della luce è sempre la stessa, adesso il fotone deve fare un percorso molto più lungo di prima per andare dal primo specchio al secondo e poi tornare. Alla stessa velocità, quindi ci mette più tempo. E quindi il ticchettio dell'orologio in movimento è più lento del ticchettio dell'orologio che stava fermo rispetto a me. Lo stato di movimento dell'orologio rispetto all'osservatore cambia il tempo. Il tempo non è più assoluto. Si può calcolare di quanto cambia e si vede che finché le velocità con cui si muove l'orologio sono quelle di tutti i giorni, non succede assolutamente nulla. La nostra esperienza di tutti i giorni non è modificata. Ma quando la velocità con cui si muove l'orologio è vicina o una frazione della velocità della luce, allora questo rallentamento dell'orologio diventa importante. Qui c'è un grafico che ci fa vedere che se la velocità è un centesimo della velocità della luce, che è già tantissimo, il tempo dell'orologio in movimento è praticamente uguale al tempo dell'orologio fermo. Ma quando andiamo a un decimo ancora non succede nulla, quando andiamo vicino alla velocità della luce il tempo diventa il doppio, il triplo, il quadruplo, l'orologio rallenta sempre di più. Ora, questo è tutto un ragionamento che Einstein fece e che lo portò a formulare la sua teoria della relatività ristretta. La sto prendendo alla lontana, ma mi piace farlo perché poi arriveremo a bomba alle applicazioni pratiche di tutti i giorni di questa cosa. Quindi seguitemi ancora un attimo su questa teoria. Einstein dimostra che gli orologi in movimento rallentano, dimostra anche che i metri in movimento si accorciano. Un mondo totalmente nuovo. Questi effetti però sono importanti solo a velocità vicine alla velocità della luce. Con questi risultati è famosa la frase del fisico Minkowski che dice: da qui in poi lo spazio e il tempo da soli spariscono come ombre e solo la loro unione mantiene la sua importanza e indipendenza. Cioè non esistono più uno spazio e un tempo assoluto. Solo lo spazio-tempo resta un'entità importante. Einstein va ancora più avanti e si chiede che cosa succede allo spazio-tempo quando ci sono le masse. Finora abbiamo parlato solo di velocità, abbiamo studiato la cosiddetta cinematica. Adesso vogliamo vedere la dinamica, cioè il fatto che le masse che ci sono, con la loro forza gravitazionale, attirano gli oggetti e quindi li fanno muovere sotto l'azione di forze. In un universo dove ci sono forze, dove ci sono masse che fanno forza gravitazionale, ad esempio, anche lì Einstein trova che spazio e tempo vengono modificati in un modo diverso a quello di prima. Lo spazio viene curvato, il tempo viene rallentato dalla presenza di masse. E anche questo ragionamento della relatività generale parte da un'ipotesi di invarianza iniziale. Prima siamo partiti dalla costanza della velocità della luce. Adesso Einstein parte da, cioè abbiamo detto, dovunque noi misuriamo la velocità della luce in un laboratorio fermo, in uno in movimento, ci viene sempre la stessa. Il ragionamento successivo di Einstein è più generale, infatti si chiama relatività generale, e dice che tutti i laboratori in caduta libera sono completamente equivalenti
per tutti gli esperimenti fisici, cioè non solo per misurare la velocità della luce. Misuro come oscilla un pendolo, misuro come cade un grave. Se il mio laboratorio è in caduta libera vuol dire che ho eliminato l'effetto della gravità, allora ottengo sempre lo stesso risultato. E lui fa un esempio, dice, io mi trovo in un ascensore che sta cadendo, povero me, ma è completamente chiuso, mi trovo a fluttuare all'interno dell'ascensore, perché è come se la gravità non ci fosse più per me, perché l'ascensore cade, io cado insieme, e rispetto all'ascensore non c'è più la gravità. Ecco, quello che io misuro in queste condizioni è identico a quello che misurerei se l'ascensore si trovasse nello spazio lontano da masse, cioè lontano da forza di gravità. Allora, perché questo esempio è così importante? Perché ci permette di trovare come vengono modificati lo spazio e il tempo dalla presenza delle masse. Possiamo pensare di fare due esperimenti concettuali. Il primo è questo. Noi ci troviamo nell'ascensore lontano, nello spazio lontano dalla Terra, dal Sole, da tutte le masse. Stiamo fluttuando lì, accendiamo un laser su una parete dell'ascensore, lo orientiamo verso l'altra parete e lo facciamo viaggiare parallelo al pavimento dell'ascensore. Se il laser lo montiamo a metà della parete, il puntino luminoso si formerà a metà della parete opposta. Adesso, mi dice Albert Einstein, se invece che in queste condizioni io mi trovo in un ascensore sulla Terra che sta cadendo, devo vedere succedere la stessa cosa. Accendo il laser a metà della parete e il puntino luminoso mi deve andare a metà della parete opposta. Perché anche lì non c'è la gravità, sta cadendo. Ma se io sono fuori dall'ascensore, non vedo più, se io sono fuori dall'ascensore, cioè nella figura di destra, cosa vedo? Se il laser deve partire a metà ascensore, andare e arrivare a... Se il laser deve partire da metà dell'ascensore e arrivare all'altra metà, nel frattempo l'ascensore sta cadendo e l'altra metà è scesa. Quindi io che mi trovo a terra non vedrò più una linea retta, ma vedrò una curva percorsa dal raggio di luce. Cioè che cosa è successo? Lo stesso fenomeno, perché è lo stesso fenomeno. La luce parte da metà di una parete e arriva a metà dell'altra parete. Però visto da terra dove c'è la gravità, io vedo che l'effetto della gravità è stato quello di curvare la traiettoria della luce. Cioè la presenza della forza di gravità curva la traiettoria dei raggi di luce. È un effetto piccolissimo, in un ascensore non c'è verso di misurarlo, ma si può misurare astronomicamente ed è stato misurato sui raggi di luce che viaggiano non per pochi metri, ma per miliardi o milioni o di chilometri, o addirittura per milioni di anni luce, nello spazio profondo. Quando si osservano alcune galassie con l'Hubble Space Telescope, può succedere che ci siano due galassie in fila, una relativamente vicina a noi e una molto lontana. E quello che si osserva in questi casi è che l'immagine della galassia lontana non è una sola, ma sono due o tre o cinque. Quindi ad esempio qui c'è la galassia questa più vicina a noi che è quella gialla e la galassia lontana che è quella blu e ne vediamo due. E uno dice, ma saranno due galassie se si trovano una di qua e una di là? No, perché poi se guardiamo per bene la luce vediamo che contiene esattamente le stesse lunghezze d'onda. La luce delle due galassie blu, delle due immagini blu, contiene esattamente le stesse lunghezze d'onda. Se varia una, varia anche l'altra, nello stesso modo. Insomma, quello che è successo è che la gravità di questa galassia ha fatto in modo che i raggi di luce che sarebbero andati chissà dove fossero curvati nella nostra direzione, per cui ci sono due strade che arrivano tutte e due fino a noi per la luce. E noi invece di vedere una sola galassia qua, ne vediamo una qua e una là.
ma sono due immagini dello stesso oggetto. E questo si vede in tanti modi, qui ce ne sono quattro, dipende da come è fatta la massa deflettente, ma il fenomeno è esattamente quello che abbiamo visto prima con l'esempio dell'ascensore. La presenza di gravità curva le traiettorie dei raggi di luce. Questo fenomeno viene chiamato fenomeno delle lenti gravitazionali e se le due galassie sono perfettamente allineate, l'immagine di questa galassia dovrebbe essere un anello intorno all'immagine della galassia deflettente. In effetti ce n'è almeno un esempio quasi preciso. Qui vedete l'immagine di una galassia è stata totalmente distorta fino a formare un anello perché si trova in realtà esattamente dietro alla massa deflettente. Da quanto viene curvata la traiettoria della luce si può capire quanta massa c'è nella galassia deflettente e si scopre che ce n'è veramente tanta e questo è tutto un altro discorso. Allora, questo è un primo effetto che trova Albert Einstein, un effetto del tutto strano, in laboratorio non si vedrà mai, i raggi di luce in laboratorio vanno dritti, c'è poco da fare, ma in presenza di grandi masse non è così. Lo spazio viene curvato dalle masse. Esperimento 2, stavolta il laser lo mettiamo sul fondo dell'ascensore e lo spariamo verso il soffitto. Siamo nello spazio, vedremo che il laser emette luce e c'è un rivelatore sul soffitto che riceve questa luce. Niente di strano. Supponiamo di rifare esperimento a terra. Allora, il Pierino di turno potrebbe dire Einstein, t'ho preso in castagna. Senti perché. Perché quando l'ascensore sta scendendo, il mio rivelatore si avvicina al raggio di luce che sta salendo e quindi ci sarà un effetto Doppler. Ora vi spiego cos'è. E quindi dovrò vedere la luce del laser che cambia colore. Siccome tu dici che devo vedere la stessa cosa, ti sei sbagliato. Potrebbe essere questo il ragionamento del pignolo di turno. Allora, intanto cos'è l'effetto Doppler? L'effetto Doppler avviene tutte le volte che c'è un'emissione di onde. Possono essere onde sonore, onde luminose. Se io ho qui un'ambulanza con una sirena, l'ambulanza è ferma, produce delle onde che arrivano a diversi osservatori. E tutti e due gli osservatori sentono lo stesso suono, la stessa frequenza del suono. Ma se l'ambulanza si muove verso uno dei due, in questo modo, le onde prodotte verso questa direzione si addensano e quindi se io mi trovo nella direzione, nel verso verso cui l'ambulanza si sta muovendo, sentirò un suono acuto, più acuto di prima, rispetto a quando era ferma. Mentre chi si trova all'altra parte e l'ambulanza si sta allontanando da lui, sentirà un suono più grave, perché le lunghezze d'onda che riceviamo si sono addensate qua e si sono rarefatte qua. Quindi, infatti, quando noi sentiamo passare un'ambulanza, sentiamo un suono che è acuto mentre si avvicina e poi è più grave mentre si allontana. Questo succede anche con le onde luminose. Se invece nell'ambulanza abbiamo la lampadina produce una certa lunghezza d'onda, l'osservatore verso cui la lampadina si muove vedrà onde più strette, cioè lunghezze d'onda più brevi, e quindi una luce più blu. L'osservatore da cui si allontana la lampadina vedrà onde più lunghe, lunghezze d'onda più lunghe e quindi una luce più rossa. In inglese si chiamano blue shift e red shift questi due fenomeni. Allora è questo a cui si riferisce il pignolo di turno quando parliamo dell'ascensore che cade verso la luce. La luce parte rossa, siccome il rivelatore si sta avvicinando alla luce, deve vedere luce più blu. Einstein dice non è possibile. Non è possibile perché questo fenomeno che io vedo qua in assenza di masse deve essere identico a quello che vedo nel laboratorio in caduta libera. Se deve essere identico, siccome l'effetto Doppler esiste, vuol dire che c'è un altro effetto che lo compensa esattamente.
cioè a questo effetto di blue shift si somma un effetto di redshift e sappiamo a cosa è dovuto alla presenza di massa, alla presenza di gravità. Perché valga il principio di equivalenza, Einstein dice, ci deve essere un effetto di redshift da parte delle masse presenti. Quindi sì, ci sarebbe un blue shift, però c'è anche un redshift dovuto alle masse, alla fine io vedo lo stesso fenomeno nei due casi. Quindi se io elimino il movimento stavolta e mi trovo sulla Terra, vedrò solo l'effetto di redshift dovuto alla massa della Terra. Cioè vedrò che la luce blu, che oscilla velocemente, allontanandosi da Terra, perde energia e diventa luce che pulsa più lentamente, luce più rossa. Nell'ascensore non lo vedo perché questo fenomeno viene compensato dall'effetto Doppler. Ma qui non c'è niente che si muove, quindi resta solo questo fenomeno. E questo fenomeno, di nuovo, è un fenomeno piccolissimo, che non si vede facilmente, in realtà Rebke e Pound poi fecero un esperimento negli anni 50 in cui lo videro anche sulla Terra, ma si vede invece quando si studia la luce che proviene da stelle molto massive e si vede che la lunghezza d'onda di quella luce è più rossa di quella che avremmo se facessimo misura sulla superficie della stella. Conclusione di questo discorso. Grazie alle sue teorie della relatività ristretta e della relatività generale, Einstein ha dimostrato che il moto relativo ai sorgenti osservatori modifica lo scorrere del tempo e le lunghezze. La presenza di masse curva lo spazio e cambia il tempo, perché se pensate alla luce, all'oscillazione della luce come a un orologio, qui c'è un orologio che pulsa veloce, qui c'è un orologio che pulsa lento. Quindi quando io vedo un orologio che si trova sulla superficie di un oggetto massivo, lo vedo pulsare più lentamente quanto non faccia in realtà. Tutte queste previsioni sono state verificate sperimentalmente. La deflezione dei raggi luce, ne abbiamo detto, redshift gravitazionale, la precessione del perielio di Mercurio è un altro metodo per verificare le previsioni della relatività generale. Insomma, noi adesso alla relatività generale ci crediamo e pensiamo che sia il modo giusto di descrivere i fenomeni che avvengono. Allora, veniamo alle applicazioni pratiche. Oggi, 100 anni dopo la relatività generale di Einstein, usiamo noi tutti il GPS. C'è sul telefonino, abbiamo il navigatore, dobbiamo andare in un certo punto, ci fidiamo. Il GPS ci dice in ogni istante dove ci troviamo sulla Terra. Come funziona il GPS? Ci sono un certo numero di satelliti che orbitano intorno alla Terra, a una quota di 20.000 chilometri, e su ciascuno di questi satelliti c'è un orologio molto preciso. È un orologio atomico che sgarra al massimo di un nanosecondo al giorno, quindi un miliardesimo di secondo perde ogni giorno, al massimo. È un orologio estremamente preciso. Noi che ci troviamo qua, ci troviamo a distanze diverse dai diversi satelliti. Quindi, siccome i satelliti mandano il tempo esattamente sincrono tutti insieme, se le distanze a cui mi trovo io sono diverse, nello stesso istante ricevo tempi diversi dai diversi satelliti, perché, ad esempio, se mi trovo in questa situazione, il ritardo del tempo trasmesso da questo satellite è meno del ritardo del tempo trasmesso da questo satellite e ancora meno del ritardo del tempo trasmesso da quel satellite. Quindi se io confronto i tempi che ricevo, so che vengono da satelliti a distanze diverse, ma io le distanze dei satelliti le so, perché so l'orbita esattamente dei satelliti. Quindi se mi trovo in una certa posizione troverò dei ritardi, se mi trovo in un'altra posizione troverò dei ritardi diversi,
Se mi trovo in un'altra posizione ancora, troverò dei ritardi ancora diversi e in linea di principio posso ricostruire dove mi trovo confrontando, misurando questi ritardi. Geometricamente, se io so che la distanza è la velocità della luce per il ritardo, okay, io mi trovo nel posto dove c'è l'intersezione di tre sfere che hanno ciascuna il suo raggio pari a C per T1, C per T2, C per T3. Queste distanze le so, faccio intersezione delle tre sfere, lì è la mia posizione. Poi tutto questo viene fatto da un computer apposito o un software apposito. Il punto che voglio fare però è questo. Che se vogliamo misurare la posizione entro un metro, siccome la luce percorre un metro in 30 nanosecondi, dobbiamo essere sicuri che i nostri satelliti abbiano orologi più precisi di 30 nanosecondi, ad esempio 10 nanosecondi. Cioè, non ci devono essere errori maggiori di questo. Deve essere garantito che quegli orologi sono precisi entro 10-20 nanosecondi. In quel modo la precisione finale della stima della posizione sarà inferiore al metro e sarà effettivamente utile. E però il tempo segnato da un orologio in moto è rallentato rispetto al tempo di un orologio fermo. Me lo dice la relatività ristretta di cui abbiamo parlato prima, vi ricordate l'orologio a fotone. I satelliti del GPS orbitano a 20.000 km di quota e si muovono a una velocità di 14.000 km all'ora. Quindi belli veloci, eh? E quindi accumulano un ritardo di 7.000 nanosecondi ogni giorno. Noi vogliamo che questi orologi siano precisi entro 10 nanosecondi, ma il ritardo è di 7.000. Se non sapessimo, grazie ad Einstein, che questo ritardo c'è, sbaglieremmo la posizione di 200-300 metri. Che è già una schifezza. Se io sono in una città e devo andare in un negozio e il GPS mi porta 200 metri più in là, non lo trovo il negozio. Okay? Ma peggio, la relatività generale ci dice un'altra cosa, che siccome questo orologio si trova a una quota di 20.000 km, la gravità a quella quota è più bassa della gravità che c'è in superficie e quindi quell'orologio ticchetta lento. Scusate, ticchetta veloce, ok? L'orologio a terra ticchetta più lento perché c'è più gravità dell'orologio che c'è sul GPS, perché lì c'è meno gravità, siamo lontani dalla massa della Terra. E se si fa il conto, l'anticipo dell'orologio sul satellite è di 45.000 nanosecondi al giorno e noi vorremmo 10 nanosecondi di precisione. Se non teniamo conto dell'effetto della relatività generale, sbagliamo di chilometri. Okay. Quindi ovviamente queste cose, quando è stato disegnato il sistema di GPS, si sapevano. I bravi ingegneri conoscevano dei bravi fisici che conoscevano la relatività generale, che gli hanno detto: guardate, dovete tenere conto di queste cose, sennò il sistema non può funzionare. E quindi il buon Albert Einstein, quando ha fatto il suo lavoro di scrivere la teoria della relatività generale, la teoria della relatività, chiaramente non pensava minimamente all'utilizzo pratico delle sue teorie. E però oggi le stiamo usando tutti i giorni. E se non ci fossero, sbaglieremmo alla grande con questo, ma questo è solo uno degli infiniti esempi che possiamo fare. Cambia la vita di tutti i giorni, magari noi potremmo orientarci anche col tutto città, come si faceva una volta. Adesso, gli agricoltori americani stanno comprando tutti, hanno i loro trattori della John Deere, che sono famosi in tutto il mondo, e ci stanno aggiungendo questa scatoletta. Cosa c'è in questa scatoletta? C'è un GPS molto elaborato e c'è un sistema che guida il trattore. Sul sistema GPS gli dice istante per istante dove si trova il trattore, è memorizzata l'estensione del campo e quindi il trattore, basandosi sulla posizione misurata col GPS, autonomamente, senza nessuno a bordo, fa il suo lavoro nel campo avanti e indietro, che è uno dei lavori più noiosi possibili,
E l'agricoltore americano invece può fare altro mentre il trattore gli fa l'aratura del campo. Ecco, questo è un esempio in cui questo si può fare solo grazie alla relatività generale di Albert Einstein. Non si potrebbe fare se non si conoscesse la relatività generale. Adesso parliamo di un'altra cosa, un altro spin-off, visto che è una parola che va tanto di moda, di tutto questo discorso. Vi ricordate, siamo partiti dall'interferometro di Michelson, quello strumento che ci ha permesso di far vedere che la velocità della luce non si componeva con la velocità della Terra, era sempre uguale in tutte le direzioni. Michelson sapeva che il suo interferometro si poteva usare anche come spettrometro. Che vuol dire sto discorso? Uno spettrometro è uno strumento che analizza la luce e scopre quali lunghezze d'onda sono presenti in quella luce. Noi possiamo vedere luce bianca, gialla, rossa, verde. Queste percezioni diverse sono percezioni dei nostri occhi a lunghezze d'onda diverse. Gli spettroscopisti tedeschi nell'Ottocento fecero un grande lavoro di identificare i colori prodotti da materiali diversi, facendo nascere il cosiddetto metodo spettroscopico. C'è un francobollo che celebra Fraunhofer, uno di questi fisici che in Germania, con grande pazienza, bruciavano materiali diversi e analizzavano, grazie a uno spettrometro, il contenuto luminoso di delle fiamme generate dai diversi materiali. Ad esempio, se voi buttate sul fornello del sale da cucina, vedete una bella fiammata arancione. Arancione perché l'atomo di sodio che è presente nel sale da cucina produce quel tipo di luce. E la spettroscopia permette di fare questo lavoro al rovescio. Cioè uno analizza la luce, scopre quali esatte lunghezze d'onda sono presenti e dice ah, allora ci devono essere questi atomi lì dentro. Quindi è un modo per scoprire la composizione della materia senza toccarla, ma solo analizzando la luce che produce. E grazie alla spettroscopia si può stabilire di cosa sono fatte le stelle, di che temperatura hanno, a che velocità vanno, perché si usa l'effetto Doppler che modifica proprio le lunghezze d'onda. Insomma, uno spettrometro è uno strumento importante in ambito astronomico, ma anche in ambito analitico. Quando si fa un emocromo si fa spettroscopia del sangue. Quindi, voglio dire, ci sono infinite applicazioni della spettroscopia. L'interferometro di Michelson può venire usato come spettrometro e funziona molto bene. E il trucco è quello di muovere uno dei due specchi, quindi qui c'è di nuovo la sorgente di luce, qui lo specchio semitrasparente, un braccio è l'interferometro, uno specchio, un altro braccio è l'interferometro, altro specchio. La luce, se i due bracci hanno lunghezza uguale, si ricombina pari pari e va sul rivelatore. Ma se io sposto uno dei due bracci, introduco un ritardo di percorso di metà della luce rispetto all'altra metà e quindi i due raggi di luce arrivano uno in ritardo rispetto all'altro e vedo una figura di interferenza distruttiva. E a seconda della lunghezza d'onda della luce, la figura di interferenza è diversa. Quindi io registro la figura di interferenza, scopro qual è la lunghezza d'onda della luce. Questo è il metodo per fare spettroscopia con un interferometro di Michelson. Questo metodo ai tempi di Michelson non si poteva utilizzare perché con l'occhio si vedono male le variazioni di luminosità a lente, ma quando sono stati disponibili dei rivelatori di luce è stato sviluppato la spettroscopia, si chiama trasformata di Fourier per motivi tecnici, ma insomma, che usa l'interferometro di Michelson. E oggi usiamo l'interferometro di Michelson, ad esempio, per analizzare i gas che si trovano nella nostra atmosfera. Oppure la composizione di una stella, oppure lanciandoli nello spazio. Questo è il satellite Envisat, è uno dei più grandi satelliti mai lanciati dalla NASA, guardate i due tecnici quanto sono piccoli rispetto al satellite,
che aveva a suo a bordo diversi strumenti, tra i quali un interferometro di Michelson che serviva ad analizzare la luce prodotta dalla superficie terrestre, la luce delle nubi, la luce del mare, delle coltivazioni. Non solo la luce visibile, anche la luce infrarossa, perché l'interferometro di Michelson funziona molto bene nell'infrarosso e nelle microonde. E ecco questo tipo di immagini, questa è un'eruzione dell'Etna che produce gas che arrivano fino all'Africa, vedete? Questi sono stati visti nell'infrarosso da un interferometro di Michelson presente a bordo di Envisat. La mappa delle variazioni dell'ozono, l'ozono che si forma nella stratosfera, poi si disfa, non blocca gli ultravioletti, è importante quanto ozono c'è nella stratosfera, con uno spettrometro a trasformata di Fourier è stato possibile monitorarlo, vederle che ad esempio vicino al Polo Nord il problema non era così grave come vicino al Polo Sud e cose del genere. Quindi, di nuovo, interferometro di Michelson, come la teoria della relatività generale, sono cose che furono sviluppate per ricerca assolutamente accademica e che poi hanno trovato, molto tempo dopo, un'applicazione pratica importante. Ora, per darvi un ultimo esempio di applicazioni pratiche della ricerca accademica, vi parlo velocemente delle ricerche che sto svolgendo io sull'universo primordiale. Queste ricerche si basano sul fatto che la velocità della luce, come vi ho descritto un po' a lungo, è sempre quella. Ad esempio, la luce che viene dal Sole arriva sulla Terra dopo 8 minuti, perché deve percorrere 150 milioni di chilometri, a 300.000 chilometri al secondo ci mette 8 minuti. Ma se guardiamo stelle più lontane, la luce che viene da queste stelle impiega qualche migliaio di anni per arrivare fino alla Terra. Quindi vediamo queste stelle come erano migliaia di anni fa. E se guardiamo la luce proveniente da galassie, ad esempio galassia di Andromeda, una delle più vicine alla nostra, la luce impiega circa 2 milioni di anni per arrivare. Quindi noi vediamo questa immagine di Andromeda, che è come era Andromeda 2 milioni di anni fa. Oggi potrebbe essere diversa. Dobbiamo aspettare 2 milioni di anni per sapere come è oggi Andromeda. E ci sono galassie molto più lontane di Andromeda. Questa è la famosa figura, immagine di un pezzettino di universo molto profonda. Tutti i puntini luminosi che vedete in questa immagine, siano essi grandi o piccoli, sono galassie. In ciascun puntino ci sono 200 miliardi di stelle. Alcune galassie sono vicine e quindi ne vediamo tutti i dettagli. Alcune galassie sono molto lontane e le vediamo solo come puntini luminosi, ma ne possiamo stabilire a distanza. Le galassie più lontane si trovano a più di 10 di miliardi di anni di luce di distanza. Più di 10 miliardi di anni luce di distanza. Vuol dire che stiamo vedendo com'era l'universo più di 10 miliardi di anni fa. Quello che faccio io è cercare luce che viene ancora da più lontano, cioè oltre le ultime galassie. E il ragionamento è questo. Siccome vediamo che la distanza tra le galassie piano piano aumenta, cioè l'universo si sta espandendo, nel passato doveva essere più denso, le galassie dovevano essere più vicine. E se andiamo nel passato sempre più remoto, arriviamo a un universo molto denso. Ora, un oggetto che si espande si raffredda. Questo è esperienza comune, è anche uno dei principi importanti della termodinamica. L'espansione adiabatica, isolata dall'esterno, produce un raffreddamento. L'universo si espande, è isolato dall'esterno perché non c'è esterno, e quindi si raffredda. Quindi l'universo nel passato era più caldo di quello attuale.
Quanto più caldo? Più andiamo nel passato, se c'è stata una continua espansione, più doveva essere denso e caldo. Possiamo arrivare a un passato talmente remoto in cui la temperatura dell'universo era dello stesso ordine di grandezza della temperatura sulla superficie del Sole. Questa è una foto molto ingrandita di un pezzettino della superficie del Sole con zone più calde, zone più fredde. Relativamente la temperatura è sempre intorno a 5500 gradi. La luce parte, viaggia per 8 minuti e arriva fino a noi. Quando l'universo aveva una temperatura simile a quella del Sole, non si erano ancora formate le galassie, ma la materia esisteva e doveva avere uno stato fisico simile a quello che c'è sulla superficie del Sole, uno stato di gas ionizzato, incandescente. E infatti, se noi facciamo una misura di ciò che avviene, che proviene da oltre le galassie, a un certo punto andiamo a sbattere su questa superficie incandescente che rappresenta lo stato dell'universo quando la temperatura dell'universo era di 3000 gradi. E questa è un'immagine che abbiamo ottenuto ormai 20 anni fa con uno strumento che si chiamava Boomerang, che raccoglieva radiazione, che però non era luce, erano microonde, perché di tanto si espande l'universo, di tanto si allungano le lunghezze d'onda, e da allora adesso si sono allungate circa 1000 volte. Quindi quello che era luce incandescente a quell'epoca, luce abbagliante, è diventato un debole fondo di microonde oggi. Quindi ci è voluto un telescopio per le microonde per fare questa misura. E il telescopio lo abbiamo dovuto attaccare a un grande pallone stratosferico per portarlo al di fuori dell'atmosfera terrestre, a 40 km di quota, perché l'atmosfera, contenendo molto vapor d'acqua, assorbe le microonde. Quando voi accendete un forno a microonde, ci mettete un bicchiere pieno d'acqua, l'acqua si scalda e il bicchiere no, perché le microonde del forno, c'è un klystron che emette microonde a 2 GHz, fanno vibrare le molecole d'acqua, ma non fanno vibrare il cristallo del bicchiere. Vibrazione, attrito, calore. Le povere debolucce microonde che arrivano dall'universo primordiale arrivano in cima all'atmosfera, trovano molecole di vapor d'acqua che le assorbono, come l'acqua del bicchiere nel forno a microonde. E quindi non riescono ad arrivare a terra. Quindi se vogliamo fare l'immagine di queste microonde, dobbiamo portare il telescopio fuori all'atmosfera, e questo è il modo più economico di portarcelo. Questo è un grosso sacchetto di plastica, simile al sacchetto della spazzatura, ma molto più grande. Contiene 800.000 metri cubi di elio e trasporta questo telescopio, che pesa 1,5 tonnellate, a una quota di 40 km, dove sta lì, galleggia e fa le sue misure. A quella quota non c'è più vapor d'acqua, quindi possiamo ricevere microonde che provengono dall'universo primordiale. Dopo queste prime misure, la cosa è stata migliorata, sono stati usati dei satelliti. L'ultimo, l'esperimento Planck, che è stato portato, è simile a Boomerang concettualmente, ma alla fine è stato portato a 1,5 milioni di chilometri a Terra, cioè oltre la Luna. Lì veramente non solo non c'è il vapor d'acqua, ma non c'è nemmeno l'emissione che dà noia della superficie terrestre, che emette microonde. E quindi si sono potute fare misure delle microonde su tutta la sfera celeste. E si è confermata questa immagine con zone più leggermente più calde, leggermente più fredde, che riempiono tutta la sfera celeste. Qui, a quest'epoca, quando è partita questa luce, che poi è diventata microonde, non c'erano stelle, non c'erano galassie, non si era formato niente di tutto questo. L'universo era un gas incandescente che lo riempiva. Questa materia poi, nei miliardi di anni successivi, si raggrupperà in galassie, in stelle, pianeti, eccetera. Ma qui stiamo vedendo com'era l'universo all'inizio. Allora, questa conferenza in cui mi devo confrontare sugli aspetti tecnologici, voglio sottolineare il fatto che questo tipo di misure si è potuto fare solo perché si sono inventati dei rivelatori nuovi che non esistevano.
Questo è un rivelatore per microonde che è stato sviluppato apposta per l'esperimento Boomerang prima e poi per l'esperimento Planck, dove c'è una ragnatela di fili sottilissimi fatti di nitruro di silicio, hanno un diametro di 10 micron, 10 milionesimi di metro, quindi li vedete solo perché la luce che illumina è molto forte. Questa ragnatela di fili assorbe le microonde che arrivano e si scalda. Se arrivano poche microonde si scalda poco. Al centro c'è un termometro che misura le variazioni di temperatura. Le variazioni di temperatura che si possono misurare con questo termometro sono di un miliardesimo di grado, cioè variazioni minuscole, perché la quantità di microonde che arriva in effetti è minuscola, però sufficienti a vedere che, spostando il telescopio da una zona all'altra, vediamo che arrivano più o meno microonde e possiamo ricostruire la mappa dell'universo primordiale. È un mezzo abbastanza inefficiente per fare queste misure e nell'ultimo minuto vorrei raccontarvi come si fa a farlo più efficientemente. Il problema è che questi fotoni delle microonde hanno un'energia troppo bassa. Un millesimo di electron volt non è sufficiente a strappare elettroni dagli atomi, a rompere molecole, non è sufficiente a fare niente. L'unico modo che abbiamo è di spezzare delle coppie di Cooper in un superconduttore. Quindi si fa un film superconduttore e si vede quante coppie di Cooper vengono spezzate dalle microonde che arrivano. Quello è un modo molto efficiente. E uno dice, avete fatto questi nuovi rivelatori, saranno bellissimi per questa ricerca accademica, ma in realtà hanno delle applicazioni pratiche immediate. I nostri amici dell'Università di Cardiff, ad esempio, si sono divertiti a fare un'immagine in microonde di una persona. Questo è un mio collega che ha fatto l'aria truce per questa fotografia, con un cappotto pesante, e sotto aveva una pistola e dei proiettili. Okay? Nell'infrarosso non si vede niente, nel visibile non si vede niente, nelle microonde passano attraverso il vestito e si riconosce la forma della pistola e dei proiettili. Questo sì, è un controllo non invasivo, cioè non gli stiamo facendo una radiografia, che sono radiazioni ionizzanti che fanno male. Stiamo solo vedendo quante microonde il suo corpo emette naturalmente. I rivelatori sono talmente sensibili e talmente dettagliati che permettono di fare questi controlli di sicurezza. È un altro esempio di applicazione pratica di un rivelatore che è stato sviluppato per una ricerca del tutto accademica in cosmologia. Vi ringrazio. C'è il tempo per qualche domanda? Una domanda? Una, massimo due. Massimo due. Sì, prego. Sì. Ripeta la domanda se può. C'è difficoltà a misurare la lunghezza, ovviamente, confrontata alla lunghezza con quella della precisione luce. È difficile. Una cosa semplicissima, la rotazione, anche nella rotazione io posso commettere degli errori sui gradi, diciamo, sì, di rotazione. È influente? Però è molto meno importante, nel senso che se io invece di ruotarlo di 90 gradi lo ruoto di 89 o di 88, sì, le due velocità sono quasi parallele, si devono sommare comunque. Se vedo che non si sommano. Sì. E poi un'ultima cosa, l'ultra profondo, quell'immagine bellissima. Hubble Deep Field. Sì, sì. Come facciamo a essere sicuri al 100% che siano tutte galassie, anche dei puntini appena percettibili? C'è un metodo per misurare la luce di quei puntini? Si usa la spettroscopia, cioè si stabilisce. Grazie. Cosa c'è? Non può essere luce di una singola stella, ci devono essere diverse popolazioni di stelle per fornire uno spettro con queste misure. Bene, grazie per questa bellissima conferenza e noi dobbiamo lasciare la stanza per la prossima.